Cosa ne so, Trieste fa sua gara 3 e passa il turno. Sì, dopo una battaglia come era prevedibile, però ecco, anche stasera siamo stati capaci di mettere tanta energia, anche se non magari nella nostra migliore serata, però ecco, aiutati da un pubblico straordinario, quindi credo che sia stata veramente un'altra bellissima serata. Ecco, Grayson è strepitoso oggi, dopo due serie in chiaroscuro. Ma è sicuro che avevamo bisogno di lui, era sicuramente sotto quello che era il suo normale standard, insomma, sapeva che avevamo bisogno di lui e stasera si è stato capace di darci una grossa mano. Con la Trieste subito passa il turno e va a giocarsi la Brescia. E giochiamo già domenica, quindi ecco, però ecco, credo che questa sia un'esperienza straordinaria per tutti quanti noi. E l'epigolo di stasera, giocando davanti a un pubblico così, credo che ripaghi di tutti i sacrifici, gli sforzi e le fatiche che stiamo facendo. Vicepresidente, una prestazione di Trieste notevole anche quest'oggi, nel terzo quarto è esplosa la forza della squadra giuliana. Sì, e non è un caso, non è la prima volta che noi nel terzo quarto riusciamo a prendere la distanza sugli avversari e poi a vincere le partite. I ragazzi hanno un cuore immenso, nel momento in cui qualche giocatore che ci ha portato fino a qui non è stato in grado di dare il solito contributo, il contributo l'hanno dato gli altri. Ed ora tutti quanti a Brescia? Tutti quanti a Brescia, domenica alle 18, poi martedì alle 20:30 e comunque venerdì prossimo, della prossima settimana, qui a Trieste. Se dovessimo vincere una delle tre partite, la domenica successiva giochiamo la quarta a Trieste. Una menzione particolare va rivolta al pubblico, veramente straordinario anche quest'oggi. Adesso un ragazzo della curva mi ha detto che queste 5.000 persone si avrebbero applaudito anche se oggi avessimo perso. Il pubblico oggi è stato fantastico, la città ha risposto, abbiamo avuto il sindaco che è venuto negli spogliatoi a ringraziare la squadra. Stiamo sognando e continuiamo a sognare avanti. Presidente, una grande prestazione di Trieste, un terzo quarto, la squadra giuliana ha ingranato la marcia e non c'è stato per nessuno. Sicuramente sì. Io credo che stasera dobbiamo dire grazie a questi 5.000 passa persone che sono state fantastiche. Speriamo di ripeterci, perché essere così in campo e fuori è una cosa meravigliosa, è una cosa veramente bellissima. Ora si va a Brescia, si riapre la serie. Ci andiamo con una serenità incredibile, facciamo due partite fuori casa e una in casa. Io mi auguro che quella in casa sia una grande festa, perché sarà veramente, è una cosa bellissima. Pensare che siamo qua è veramente entusiasmante. E con un'emozione che so che il pubblico di Trieste sa dare. Sicuramente sì, sicuramente. Io lo conoscevo però questo pubblico, perché parliamo di tanti anni fa, ero qua proprio in queste situazioni con questo ambiente. Quindi lo conoscevo e me lo ricordavo bene. Oggi siamo tornati a fare questa prestazione qua.